punto di vista della, questo accenno alla, alla temporalità, è chiaro che implica un altro tipo di temporalità, come ha detto adesso, no? Addirittura non solo, non è il domani, il ieri, il domani, io direi l'altro ieri e il dopodomani, cioè la temporalità di questa cosa è non legata appunto a una preparazione da realizzare domani, ma a un dopodomani che è presente ora. Cioè, quindi rompere l'idea di un processo lineare in cui prepariamo il domani, ma semmai prendere una lontananza e renderla presente qui e oggi. E quindi noi abbiamo l'altro ieri e il dopodomani devono essere presenti oggi. Quindi voglio dire, innanzitutto è vero che c'è quindi una temporalità diversa, perché se ci si mette sul piano soltanto di un tempo lineare omogeneo, quindi dobbiamo agire in questo tempo lineare omogeneo, poi cadiamo nell'idea di progetto, piano, controllo. E nel suo tempo però appunto è anche importante questa idea di concepire diversamente l'abito di una potenza, non come un possesso che la mia volontà decide, ma semmai come appunto non io posso scrivere perché so scrivere e decido di scrivere, ma la scrittura avviene in me eventualmente. La contraddizione, perché si è istituito un obbligo dopo che però si era esentato da ogni responsabilità le autorità che avevano prescritto il vaccino. Quindi, diciamo, prima era un certo senso più coerente perché rispondevano al fatto ma non sei obbligato, quindi io posso togliermi la responsabilità perché tu non sei obbligato. Istituendo l'obbligo si è creata una mostruosità giuridica, cioè che tu sei obbligato ma chi ti obbliga non è responsabile per i danni negativi che tu hai ricevuto. Quindi lì c'è proprio una contraddizione enorme. Quindi sono d'accordo, ma mi sembra che le categorie mezzo fine vengono usate da questi governi nel modo più grottesco, proprio, no? Perché appunto invertendole, confondendole, fino a contraddirle, perché questo appunto è una contraddizione enorme, che sia obbligatorio un vaccino per il quale però tutti sono esentati da ogni responsabilità. Quindi se io muoio, non c'è nessun responsabile. Quindi lì sarebbe da pensare in che modo le cose che cerchiamo, in questo caso del comunismo di Marx, sono presenti oggi. Solo se sono presenti oggi possiamo provare a fare una comunità, perché se non sono presenti dobbiamo fare tutto un piano, non ci riusciremo. Dobbiamo partire dal modo in cui sono presenti, in modo particolare, speciale, è la presenza entro riconosciuta giuridicamente oppure organizzata istituzionalmente, no? Però ci sono modalità di presenza per tutti, appunto il dissenso sovietico si trattava di questo, appunto sul fatto che era presente qualcosa che veniva cronico, era organizzato né giuridicamente né riconosciuto politicamente. Però sono d'accordissimo, però questa cosa che dici è proprio una struttura portante che in forme diverse è sempre avvenuta, no? Certo. Però appunto mi sembra che va questo modello che ti ho detto giusto, va un po' complicato anche con quello che dicevo prima, perché questo potere che probabilmente aveva possibilità di farlo, pensate per esempio al digitale, no? Per esempio è chiaro che oltre a questo capitale, una delle forme che questo capitale finanziario vuole dare il massimo peso della digitalizzazione della società, ma in un certo senso lo poteva fare, era già di fatto realizzato col fatto che tranne me tutti voi avete un telefonino. E come mai, quindi è giustissimo, ma come mai hanno scelto questa forma estrema? Sono cose, cioè il capitale è come dici tu, il capitale però mi sembra che probabilmente avrebbero potuto farlo come hanno sempre fatto, così, con una maggiore pressione, ma che ci vuole una legge. Invece hanno scelto questa forma estrema, quindi mi sembra che bisogna collegare questa cosa che hai detto, che è così giusta, collegarla con quest'altra cosa, cioè com'è che si, per esempio appunto allora poi com'è che questi poteri sono riusciti a far sì che poi tutti ci stanno dentro, perché insomma sembra che oltre a questo piano c'è una specie di
follia in cui sembra caduta l'umanità. Quindi sarebbe cinicesimo. C'è chi dirige un complotto e questa cosa va insieme a un processo di follia sociale. Come sai, come hai detto tu, no? Non solo Benedetto Croce, ma che ne so, un uomo in cui in realtà poi non ho alcuna stima, ma insomma Norberto Bobbio firmò. E però ha sempre detto che firmò appunto per un po' per queste ragioni che dicevi tu. Nello stesso tempo però disse anche cosa un po' curiosa, e nello stesso tempo per me però il fatto che aveva giurato mi pose un problema di coscienza. Quindi sempre lì è difficile rispondere, si deve, ha fatto bene chi non ha firmato o ha fatto meglio chi ha firmato in mezzo modo potendo agire? Appunto non è facile rispondere, io risponderei piuttosto ha fatto meglio chi non ha firmato, nel senso che allora poi questa qui poi nell'università che hanno fatto? Cosa ha fatto Norberto Bobbio di utile? Però invece il problema è reale, assolutamente, come dici tu, e Croce diceva questo, però tenete presente che Benedetto Croce, persona per tanti aspetti rispettabile, e quando ha fatto cadere il governo Parri, quello che dicevo prima, il governo di liberazione nazionale, l'Italia, dopo la guerra, era stata governata dal governo, soprattutto da Ferruccio Parri, leader di liberazione nazionale. Quando fu fatto cadere questo governo, che erano d'accordo i democristiani e i comunisti per farlo cadere, però diciamo, chi agì furono il Partito Liberale e il leader del Partito Liberale andò a chiedere consiglio a Croce e Croce gli disse di sì, di farlo cadere. Quindi per dire che Croce dal punto di vista politico non è un buon consigliere, visto che appunto gli sembrò meglio quella cosa lì. E appunto non lo so, questo appunto dipende dal problema che mi sono posto. Io penso per esempio, resti tra noi per quanto ormai, i medici forse avrebbero fatto bene a non farsi sospendere per quello che dici tu, perché il medico agisce molto, cioè se il professore si fa sospendere, ma tanto che si può far sospendere, tanto il medico che poteva curare per esempio i pazienti, come questi medici che si sono fatti sospendere facevano, questi 400 medici per esempio di questa società, la gente che curava, facendosi sospendere si è messa in difficoltà da questo punto di vista, quindi si potrebbe anche pensare che forse avrebbero fatto bene a trovare il modo di far finta di vaccinarsi, non lo so. Però e... c'è l'obbligo vaccinale che non volevano assolutamente sottostare, no? Sì, ma resta appunto che io non saprei dare una risposta, però se dovessi dire chi può veramente agire, forse si può giustificare dicendo e no, siccome io posso veramente agire, allora aderisco proprio per poter agire. Ma questo non vale per professori universitari che tanto non servivano a niente a fare esami. Oppure, per esempio, una persona come me, tanto io non posso parlare, dire, ma non posso agire. Quindi posso benissimo non vaccinarmi, perché tanto che cosa posso fare poi nella prassi. Però chi nella prassi, come i medici, poteva fare? Non lo so, si può pensare. Però è un problema, mi pare che tu sei cosciente, è un problema che non è facile rispondere. L'aspetto religioso della questione, no? È chiarissimo che la scienza sta svolgendo una funzione religiosa, no? Ed è proprio nel vaccino evidente, sembra il sacramento, sembra il battesimo, insomma, no? E questo è evidente che c'è questa proprio perché nei paesi più ricchi, cioè un'altra cosa che non hai detto, non solo in Africa perché sono poveri e muoiono, ma perché sono islamici, la religione è più presente. Cioè dove la religione è più presente, naturalmente questo potere medico religioso si è potuto manifestare. Nei paesi ricchi occidentali, in cui la religione stava già un po' declinando e dove appunto il Papa addirittura ha deciso di abolirla, è chiaro che c'è stato bisogno che qualcosa, questo complica, quindi non c'è soltanto come dire il potere, il capitale finanziario diciamo, che impone, c'è anche questi altri fenomeni importanti, cioè la scienza che diventa religione e quindi la follia collettiva, no? Perché i fenomeni religiosi hanno spesso questo aspetto. Intanto voglio dire una prima cosa, osservazione quando ho detto che c'è il potere si accumula,
E quella concezione che ho criticato appunto della potenza come sapere, il sapere per definizione è qualcosa che si accumula, perché è un potere che si accumula. E questo proprio definisce la potenza del dominio occidentale, anche questa capacità di accumulare. Ricordate che esiste un personaggio che si chiama il provocatore, che è quello che cerca di far passare il potere all'atto. Il provocatore è quello che fa in modo che poi magari la polizia spari. Quindi è importante questa categoria del potere accumulato e anche di avere a che fare, come si deve avere a che fare con un dominio che assume questa forma, diciamo, di accumulo, che può anche non esercitarsi o esercitarsi. Per questo una prima considerazione. E appunto io lì sarei, non capisco perché dovrebbe angosciarvi questo problema. Di fatto, voi siete già qui, di fatto qualcosa si è creato. Questo è più importante che l'idea, ma allora come dobbiamo organizzarci? Di fatto questa è una realtà che si è organizzata, che ha fatto. Perché io ricordo appunto che spesso invece porsi il problema dell'organizzazione come problema capitale era spesso paralizzante. Perché poi dice, ma come si deve fare, chi diceva allora, poi allora bisogna creare dei capi, dei rappresentanti, e questo poi portava col fatto che poi si creava una burocrazia, insomma è stato sempre un problema enorme. Io penserei che si deve sempre partire dalla realtà concreta, la realtà concreta voi ci siete qui, e la ragione tua sovrese bisogna mica isolarsi dagli altri. Cioè non è che poi allora qui, allora tutti gli altri studenti vaccinati non dobbiamo, no, con la ragione tu si deve agire rispetto agli altri, cercare di vedere cosa si può fare per accrescere il numero. Tra l'altro, insomma, mi sembra che, per esempio, è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, che parlavo con una, sentivo questo Kennedy, lui dice che quello che negli Stati Uniti il passaggio avviene tra quelli che erano dentro il sistema verso di loro, non avviene il contrario, cioè c'è una crescita, lui dice, dell'opposizione. Che poi in America è più consistente per da noi, perché è circa il 30% delle popolazioni. Però lui dice appunto che questa tendenza, se mai, va in questo senso. E quindi in questo senso si agire, però non ossessionandosi con il problema dell'organizzazione, perché poi il solito problema, scusate, questo è il problema del partito comunista, leninista, spero che lo sapete, no? Allora il problema dell'organizzazione è come dobbiamo organizzare, e si deve organizzare creando un partito. Il partito poi deve rappresentare la coscienza di classe, ci si avvolgeva in cose senza fine che ha dato luogo alla realtà di Sesto Rosa dei partiti, insomma, no? Però appunto, quindi partire sempre dai fatti, cioè quello che stiamo facendo, quello che già, questa è già un'organizzazione, come dire, continuare a agire rispetto agli altri, però non porsi, diciamo, come organizzare, che poi organizzare che significa? Allora dobbiamo nominare dei rappresentanti, dobbiamo fare, insomma, vedere se poi si crea di fatto una situazione, quella si continuerà e bisognerà espanderla, come dici tu, non certo chiudersi e dici, no, vabbè, facciamo una cosa parallela chiusa, no, una cosa parallela aperta. Esattamente quello che hai detto, interpretato molto giustamente, anche sul piano individuale, appunto, è lo stesso problema. Cos'è la soluzione della vita? È organizzare un progetto. Questo scrittore geniale che si chiama Flaiano diceva: io faccio progetti solo per il passato. Chiarissimo, guardate i progetti solo per il passato, cioè guardi la tua vita, quello che è dietro le tue spalle, è da lì che puoi capire qualcosa. No, ma che devo fare domani, che lavoro devo fare, come devo fare, cioè. Quindi questo sono d'accordissimo con te, del resto appunto è proprio l'idea di norma che capita in un altro modo, no? Avevo citato la lettera ai Romani di Paolo. Paolo viveva in una comunità di ebrei definita dal fatto che il problema essenziale era obbedire ai 360 progetti delle prove facenti della Torah. E lui, come ebreo, quello che dice, no, l'avvento del Messia ha annullato le parole della Torah. No, noi non ci possiamo credere di salvarci obbedendo ai precetti della legge del Torah. Noi, lui sostituisce, come sapete, alla legge il concetto di fede.
adesso lasciamo stare Paolo, però è utilissimo per noi anche questo, cioè appunto non è pensabile che la soluzione sia costruire un sistema di regole e obbedire a queste regole. Sì, insomma, questo è un sistema come funziona molto. Poi abbiamo visto che tra l'altro nemmeno più la società che stanno disegnando oggi, non è più nemmeno lei così. Quindi qualche volta può venire anche voi a dire, beh, visto che voi fate così, qualche regola ce l'abbiamo. Però insomma, la società che loro vogliono stabilire non è mai così divertita. Però appunto no, invece la fede che è qualcosa che non è un sistema di credenza, no? Quindi Paolo non è quello che è diventato la Chiesa di una serie di dogmi, no? I dogmi hanno tradito il concetto di fede, la fede è un, che dice un'immediata relazione tra cuore e labbra. Insomma, quindi sì, sono d'accordo, questo è il punto. Non credo che sia. Però sempre pragmaticamente, non è che dobbiamo dire ah, no, allora basta, non si deve fare nessun progetto, nessuna legge, nessuna, questo è assurdo. L'ordine della prassi è sempre secondo la contingenza, no? Un concetto importante è la contingenza, non è che ci sono queste necessità che vogliono eseguire, no? Secondo quello che avviene, può essere che in un certo momento io debba stabilire una regola, ma sarà solo limitata a quel momento, perché appunto non può essere il principio. No? Lì è l'idea, questa idea della definizione del picaro, si vede questo personaggio, che è uno che appunto dice che Castro vive disvivendosi, cioè non, mancando sempre ogni identità, ogni vita, ogni identificazione, no? Appunto, come fa Pinocchio, che non si sa se è un burattino, se è un di legno, se è un uomo, se fa. Quindi no, mi sembra molto giusto. L'indicazione era appunto questa, no? Che poi lì era anche concreta, perché poteva corrispondere con la situazione dei Moriscos o la situazione degli ebrei, insomma, no? Non è che non si sono dati anche storicamente in casi di comunità che hanno dovuto fare una vita che smentisce ferma e smentisce ferma l'identità e smentisce un'altra. Quindi sì, l'idea è un po' quella quindi se uno deve vivere disvivendosi, appunto il problema dell'organizzazione esiste ma acquista tutto un altro aspetto, non possiamo dire, organizzare in modo identitario, no? Un'identità organizzata, no? Come fa Pinocchio, corre continuamente, nega sempre la cosa che è, insomma. C'è anche questa cosa molto bella della lettera di Paolo ai Romani, che dice questo concetto del come non. Dice, siete sposati? Fate come non lo fosse. State ridendo? Come non rideste. State piangendo? Come non piangeste. È un'idea, cioè questa idea rispetto all'identità, non la semplice abolizione e cancellazione, ma di fatto vivere come noi. Mi sembra un po' come il libro di Diderot, di Fode di Amore, questa figura che cambia costantemente, che un giorno vive da signore, un giorno vive diciamo all'opposto, quindi mai essere fisso ma sì, nemmeno volevo dire un elogio dell'instabilità, perché anzi quella è una coerenza, no? Io vivo tutto in questo modo, cioè sono studente, sì, certo, però provo a vivere come se non lo fossi, sono un avvocato, sì, sono avvocato, ma provo a vivere come se non lo fossi, sono sposato come se non lo fossi, non significa negare l'integrità. Appunto, cioè, rifiutare che quella cosa ti identifichi, c'è, ma non mi devi identificare. Il concetto di tattica significa che in una data istanza, in una data situazione, per esempio sto combattendo e arriva la cavalleria, no? Quindi non può essere generalizzato, non si possono accettare tutte le tattiche, perché è proprio il contrario. Il concetto di tattica significa puntualmente, di volta in volta, vedere, quindi no, quindi sono d'accordo, sarebbe assurdo dire dobbiamo accettare tutte le compromessi, tutte le no, perché proprio contraddice il concetto di tattica, no? Rispetto alla strategia, no? Questa è la differenza, la tattica è sul campo, quindi volta in volta giudicare.
E quindi è assurdo, se è incompatibile, è inutile che cerco una tattica, no? Se è incompatibile. Se invece in quel momento è utile, anche se non c'è totale d'accordo, ci deve essere, no? La tattica consiste anche di fare qualche compromesso, ma non può essere generalizzato. Ripeto, per esempio, se tu stai annegando, se quello che ti tira una mano per andare su è un nazista, tu ti devi far tirare su lo stesso, però solo puntualmente così, se non stai annegando, non hai alcun motivo di allenarti, no? Però la tattica è questo, se sto annegando, no, perché sto a discutere su film, tipo, morire, faccio tirare su, però corretto, è puntuale. Se non dica, scusa, non lo era, dai, esatto, tutto falso. Secondo me, però, la risposta alla seconda domanda è contenuta nella prima, che è avvenuto questo perché c'è stato un crollo della nostra cultura. Capito? Questo, secondo me, la risposta alla seconda, come mai tanta gente, perché se una cultura era in stato di autodistruzione, di crollo, di sfascimento, è ovvio che poi si sia verificato questo, no? Quindi mi pare che la risposta al secondo è contenuta nel primo, dobbiamo vederla anche con questa prospettiva che tu hai enunciato all'inizio, no? Senza fare diagnosi scatologiche, però evidentemente c'è una crisi profonda, più che non una crisi, qualcosa di quello che vengono al nodo, vengono al punto proprio di crisi di massima, no? Certi, e quindi è chiaro che era da anni che questa cosa era evidente, no? Anzi, è curioso come in fondo avremmo dovuto vederlo subito, invece abbiamo vissuto per anni sapendo, vedendo, ma come se però proprio non fosse. Invece era già tutto presente, no? E quindi è questo stato di crisi profonda che fa capire poi perché, ne so, Alain Badiou, filosofo regionista, giustifica Macron, una cosa assurda, cioè questi sono i campioni della libertà. Cioè, Macron ha fatto bene a chiuderci, una cosa assurda. Dopo che aveva scritto dei libri contro Macron, terribili, accusandolo delle pandezze più atroci. Ma è perché evidentemente c'era qualcosa di crisi profonda nella loro regione. Appunto, come dicevo sempre, non credo che non bisogna porsi il problema di che cosa dobbiamo fare. Appunto, come dicevi tu, tu già lo sperimenti, hai già sperimentato questo, invece, nel tuo caso, per così dire, un aumento della tua potenza di vivere. No? Sembra che tu, no, quello che hai detto, che questo è avvenuto. No? In questo è vero, cioè, noi ci troviamo in un momento terribile, ma anche di maggiore verità. Io devo essere sincero, mi trovo molto più giusto tutti adesso gli attacchi che ho subito e tutto, per esempio che i miei libri non devono essere più recensiti, no? Perché così adesso è servito che dopo l'ultimo non devono più essere, ma io sono più contento, è giusto così, è giusto, cioè c'è un momento di verità, ma così è che appunto quel mascalzone doveva far finta che non già aveva i miei libri, non era vero, e così appunto, no? C'è un aumento di verità e di potere in voi, quindi non è una situazione, insomma, sembra che siamo in una situazione di debolezza, ma è anche vero il contrario, che è una situazione forse di forza come non abbiamo mai avuto prima, perché prima si fluiva con gli altri,